Ricordo, parla. Reliquia è il concetto principale nell'Ottocento italiano per stabilire opere d'arte fondamentali per la comunità e per la collettività. In un luogo complesso come l'Italia, che deriva da molti regni precedenti e che prevede che non vi siano come simboli di unità nazionale dei condottieri fino all'epoca del Risorgimento, ma piuttosto degli artisti nasce la necessità di avere nelle città principali, laddove vi sia una borghesia, un'aristocrazia, intraprendenti, la reliquia degli artisti principali. E perciò il conte Paolo Tosio stabilisce che nella vita sua l'elemento principale che egli deve avere nella collezione che sta creando per se stesso e per la città è Raffaello, il divino, colui che viene reputato in sé, la reliquia perfetta per qualsiasi collezione, a cui si debbono inchinare i giovani per testimoniare la grandezza dell'arte del passato e a cui si debbono inchinare anche i moderni che debbono trovare ispirazione presso un artista di cui la centralità cresce sempre ogni giorno nel corso di tutto l'Ottocento. Eppure si sarebbe detto che vi fosse. Una necessità di avere degli eroi barbuti come sarà poi Garibaldi, che viene raffigurato da Cesare Mussini nel palazzo del Comune di Siena come se fosse appunto un condottiero rinascimentale. Ma invece Raffaello, così come lo raffigura il monumento del Rossi a Urbino, che è più o meno del tempo dell'Unità d'Italia, è assolutamente femmineo, con lunghi capelli, morbide mani e sembra casomai. L'indicazione di una bellezza rinascimentale inquieta, turbata. Il fatto è che la Reliquia propone Raffaello come creatore di opere che sono percepite a tutti gli effetti come sacre al linguaggio dell'arte. E per questo vi è nel lavoro del Tosio e dei suoi interlocutori, la famiglia Lechi, che continuamente dal cappello. Evoca come cilindri di conigli tutta una serie di Raffaelli fondamentali nell'Ottocento, perché è naturale che da quando l'Echi padre mette le mani in modi non ortodossi come generale napoleonico a Città di Castello sullo sposalizio della Vergine, che passa da Brescia fugacemente alla fine del Settecento e lascia una scia di brillantini, di luccicanti, cristalli dell'immaginazione. A tutti gli effetti, ciò che si determina quindi, è che quando per tramite di uno dei lechi, che ha una sua vicenda di connoisseur e di mediatore, Tosio riesce a mettere le mani sui due Raffaelli fondamentali, specialmente sul Redentore, a quel punto la sua collezione ha una reliquia principale, tutti ne discutono. Brescia ha un Raffaello da venerare e. Questo Raffaello immediatamente si fa in altra natura, incisione, immagine che possa circolare. In un'epoca in cui ancora nel 1820 la fotografia non è nel quadro e l'incisione resta il modo principale con cui le immagini capitali possono andare in giro per il mondo, vi è naturalmente necessità di poter adorare la reliquia dell'artista e perciò nell'allestimento della collezione Tosio che viene determinato da Basiletti come vera e propria celebrazione delle arti, Raffaello sembra un po' un talismano, anche perché è l'unico artista in grado di mettere immediatamente in comunicazione il sermo neoclassico di Canova con il nuovo idioma del romanticismo storico. Tutti guardano Raffaello come la perfezione italica. C'è una nota che ci soccorre sulla vicenda delle sue raffigurazioni ed è quella perfezione dell'incarnato che sempre ci coinvolge, ci colpisce, perché essa, come nel taglio degli occhi, ci dava l'idea di un artista che sapeva realizzare perfetta bellezza in tempo d'orrore. E perciò basti riflettere a una delle opere prime con cui Raffaello giunge al mondo della fama, la celebrata... Pala Baglioni, in cui morto non vi è Cristo, ma vi è l'assassino seriale, bello di fama e di sventura, idolatrato da George Gordon Lord Byron e da Gabriele D'Annunzio, Grifonetto Baglioni, che aveva ucciso pressoché tutta la sua famiglia in una faida d'estinzione. Bellezza e orrore stanno insieme e nessun secolo più dell'Ottocento romantico. Che era così travagliato da turbamenti indipendentisti, nazionalisti, rivoluzionari, poteva comprendere quanto queste immagini di perfezione raffaellesca ben parlassero a una realtà magmatica, incontinua e sorprendente, evoluzione. Ode alla bellezza tanto antica. Tu eri dentro di me, ma io non ti sapevo vedere. Infine ti vidi e ti riconobbi. Il senso della copia, il senso dell'acquisire un'opera come l'originale e tenerla presso di sé, rientra esattamente nella strategia delle reliquie ed è il motivo per cui nel 1821 il conte Tosio commissiona a Giuseppe Bezzuoli, fiorentino, pittore che si è fatto avanti nelle linee del romanticismo storico, una copia della scuola di Atene, opera per eccellenza con rovine al suo interno che pone una sfida assai essenziale all'artista, che è quella di sanare le lacune dell'opera originale. Tosio non fa sconti a Bezzuoli, anche perché dopo aver ricevuto l'opera, che di per sé ha una procedura assai più lunga di quella che il committente vorrebbe, si trova Bezzuoli a dover scrivere alla richiesta di Tosio di reintervenire sulla sua coppia che non sarebbe in grado. Perché già ha fatto troppo osando sfidare Raffaello. Ma si sa che gli italiani non sono drammatici come i tedeschi, quindi, a differenza di Bese e di Müller, Bezzuoli non si è suicidato e ha continuato una sua carriera piuttosto importante nel romanticismo storico, ottenendo un successo enorme per numerosi anni della vita sua e diventando il punto di riferimento dell'Accademia delle Belle Arti a Firenze fino a che quasi non giunsero le contestazioni dei Macchiaioli. Ecco che naturalmente Bezzuoli rimaneva l'artista che nella scia di Hayez aveva avuto maggior successo. Mazzini, che era un suo grande stimatore, diceva con una certa qual punta di crudeltà «Sarebbe stato un artista fondamentale se non fosse nato e cresciuto a Firenze. Figuriamoci che meraviglia avrebbe fatto se fosse invece cresciuto, se avesse studiato a Venezia o meglio ancora a Milano. Non sarebbe stato a quel punto». Secondo a nessuno. Brescia non aveva un'Accademia delle Belle Arti e quindi si pensò di creare una biblioteca acquistando numerose opere di incisione e stampe che erano reputate fondamentali per i giovani artisti che volessero affrontare il percorso artistico. Tra le altre, questa istituzione in cui vennero acquisite da parte del Comune numerose opere che facevano parte della collezione Martinengo Cesaresco. Spiccano tra le opere di Raffaello incise, che ebbero enorme fortuna in tutta Europa, queste immagini dalle stanze vaticane che sono di Giovanni Volpato. Volpato, maestro di canova, era un grande maestro dell'incisione ma anche della porcellana e della ceramica. Veniva da Bassano del Grappa e l'incisione e la capacità dell'incisione di portare avanti le opere e di diffonderle nel mondo. L'aveva ben compresa lavorando in gioventù presso la famosissima stamperia dei Remondini, bassanese, che stampava incisioni di opere d'arte italiane per tutto il mondo. In queste stanze vaticane vi è un'attenzione del dettaglio assoluto, una capacità di riprodurre ogni minimo aspetto delle opere, che faceva sì che queste opere, anche nella collezione bresciana delle stampe, avessero un ruolo principale tra quelle che i giovani artisti studiavano per comprendere la... Prima di tutto, composizione dell'immagine, che qui è assai ricca di elementi mitologici, e anche applicarla, non soltanto nei territori dell'arte, ma in quelli dell'architettura piuttosto che dell'arredamento, che anche delle arti applicate. Anche perché, come diceva Volpato, che fu maestro di Canova, non vi era mai un'arte maggiore o un'arte minore, tutta era arte, e per questo, se Canova faceva sculture per gli imperatori, egli le riproduceva. Come porcellana e biscuit, come già prima aveva riprodotto in forma di porcellana alcune delle opere scultorie principali del mondo antico. La Madonna della Seggiola, qui incisa da Raffaello Morgan, è uno degli emblemi per eccellenza della bellezza raffaellesca destinato a subire nel corso del tempo una serie di metamorfosi nell'occhio dello spettatore. L'opera, l'originale, è stata ammirata da generazioni di artisti ed è stata anche, in alcune occasioni, presentata all'estero come simbolo dell'arte italiana. E tra le varie storie, in un'epoca in cui le opere originali si prestavano con maggior larghezza di quanto non si faccia oggi, Vale la pena di ricordare quando la vera Madonna della seggiola andò negli Stati Uniti tra il 1938 e il 1940 al vero e proprio confine con il Secondo Conflitto Mondiale per un enorme progetto di arte italiana in uno spazio per la grande fiera del Golden Gate a San Francisco e poi per la fiera dell'Est a New York. L'opera sconvolse tutti. E tutti coloro che la videro in quel tempo così travagliato mentre la guerra stava per scoppiare, dissero che gli pareva un'immagine della bellezza suprema che Raffaello incarnava, però che diventava allo stesso tempo un'immagine che faceva parte della vita di tutti i giorni e di tutti, come una donna della vita quotidiana che ognuno ha potuto sperimentare con il figlio in un momento che allo stesso tempo è di bellezza suprema e di familiare intimità. Il conte Paolo Tosio e la consorte la signora Bergonzi da Parma facevano vedere sempre il Raffaello, il Redentore, a tutti coloro che ne facessero gentile richiesta. Lo racconta assai bene Bese, artista tedesco che non resse al confronto con Raffaello per lo spasimo di Palermo, per la cattedrale di Bremen e ne morì, si suicidò, ma il quale giunse a Brescia entusiasta che vi fosse questo Raffaello e disse venite a Brescia e vedete il Redentore dal signor Paolo Tosio, già quello. È un motivo bastante per recarsi nella città. Carnovali, detto il Piccio, venne a Brescia in pellegrinaggio perché girava per l'Italia per poter disegnare ogni singolo Raffaello che trovava e lasciò al signor Tosio questa testimonianza della sua venerazione raffaellesca che sigilla una vicenda tra Raffaello e Brescia in cui una città che non aveva avuto prima sue vecchie relazioni con l'artista entrò nelle mappe di percorso e di pellegrinaggio degli artisti dell'Ottocento, sia quelli tedeschi sia quelli italiani. I fratelli Rippenhausen, variegato mondo germanico che viene folgorato da Raffaello nell'Ottocento, inventano una serie di immagini e parole destinate a lasciare un segno nella vita di Raffaelle da Urbino, una vera e propria agiografia del pittore santo che permette, nella vita di Raffaello, disegnata e incisa da Rippenhausen in 12 tavole, di raccontare tutta una serie di. Aneddoti particolarmente significativi che sono poi tutti legati sostanzialmente all'amore. A partire dalla prima tavola. Nacque nell'anno, nel giorno del Verdi Santo, e venne allevato con latte materno, cosa che all'epoca era tutt'altro che raccomandata, e anzi accadeva poco: si usavano le balie. Cresciuto che fu, cominciò a esercitarlo nella pittura, il padre suo. E poi, non senza molte lacrime della madre, che teneramente la l'amava. Ecco che lo porta a Perugia e così via, tutti i vari capitoli che si danno, finché Raffaello, giovane, comincia ad avere sempre maggior successo, e poi c'è l'incontro con il Papa che gli dà fortuna, e poi naturalmente la frase fondamentale di Wackerröder, che è quella per cui mi servo di certa idea che mi viene alla mente, la fornarina è una specie di Wonder Woman mistica, che viene da un al di là dell'immaginazione pittorica, a apparire nella mandorla, che è la struttura mistica dell'apparizione dei tempi più antichi, al mondo di Raffaello. E nel frattempo sempre maggiore il successo, Raffaello diventa anche architetto del Papa e poi l'argomento che più appassionava gli artisti tedeschi dell'Ottocento, ossia Raffaello ritrasse molte donne e particolarmente sua da fornarina. E il nodo è quello, tanto in Engr, quanto negli artisti tedeschi, quanto in quelli italiani, questa specie di continuo match tra questa fornarina idealizzata e la vera fornarina, la quale è sempre abbastanza discinta se non seminuda, se non nuda direttamente, e sembra un po' reclamare delle attenzioni più fisiche di quelle che Raffaello le aveva dedicato invece in chiave artistica. Nell'Ottocento romantico tedesco giungere in Italia per poter vedere da vicino Raffaello è un atto fondamentale di numerosissimi artisti. I Nazareni, quella confraternita fondamentale che porta una sorta di attenzione fortissima all'arte anche del Medioevo e del momento precedente al Rinascimento, stabilisce che Raffaello è il punto di riferimento perfetto tra antico e moderno. Che si può sempre riproporre anche per il tempo attuale. Ludwig Gruner, che lungamente è a Brescia in legame con Itosio e che tenta la carriera a Milano e scrive al Conte Tosio a Milano, la vita è assai più difficile che non a Brescia. Vi è molta concorrenza, rappresenta alcune delle opere principali di Raffaello, tra cui La Velata, e vi è sempre l'idea che ci sia una specie di. Necessità di tornare al ritratto che Raffaello fa di personaggi anche della mondanità del suo tempo, come è il caso di questo ritratto di cardinale così vivo. E naturalmente è chiaro che il conte Tosio, nel momento in cui acquista il suo Redentore raffaellesco, gli chiede una rappresentazione del Redentore in forma di stampa che possa essere comunicata a tutto il mondo. Raffaello dipinse, Ludovico Gruner disegnò e incise. E naturalmente vi è in questa anche un eco delle stampe raffaellesche antiche, in cui si diceva che Raffaello di fatto aveva creato l'opera. E l'opera del Gruner viene utilizzata per illustrare un libro fondamentale che dà di Raffaello un mito di eccezionale risonanza nel mondo tanto francofono quanto germanofono, la Storia della vita e delle opere di Raffaello Sanzio da Urbino, scritta da Messier Catremaire de Quincy e tradotta in italiano da Francesco Longhena, che peraltro con Brescia aveva molto a che vedere. Edita in Milano, presso Francesco Sonzogno, tipografo, calografo, stradone a Sant'Ambrogio, numero 2735. Nell'anno di grazia di Nostro Signore 1829. I numeri erano a quattro cifre perché naturalmente serviva nel mondo austro-ungarico, come sono rimasti i numeri a Venezia, di tenere dei numeri che fossero tutti progressivi. E nel libro vi sono numerose opere incise di incisori importanti, tra cui il Redentore Tosio, a raccontare una vita di Raffaello come pittore eroe che in queste pagine ingiallite forse non si comprende quanto abbia fatto da modello agli artisti di quell'epoca che hanno voluto identificarsi in Raffaello come artista perfetto, sapendo bene che anche la loro vita poteva essere altrettanto complessa, rapida e se avevano molta fortuna anche altrettanto celebre. Tra gli artisti tedeschi Dell'Ottocento che vollero essere Raffaello, vi fu soprattutto il caso straordinario di Anselm Feuerbach, il quale ebbe l'idea geniale di giungere a Roma e di trovare la sua propria fornarina. La fornarina si chiamava La Nanna, era crudele, era una lavandaia in Trastevere, Trastevere era il territorio in cui si andavano a recuperare queste signore fascinose e popolane, esattamente come la fornarina Margherita Luti che il mito vorrebbe che fosse stata strappata dal fornaio di lei marito con due bambini alle zinne, così vuole la leggenda che si sa a Roma, che viene divulgata nell'Ottocento. Ma naturalmente Raffaello è anche, a tutti gli effetti, una sfida. Se nel mondo italiano gli artisti possono affrontare Raffaello, ricrearlo, riprodurlo senza troppa... Difficoltà per i tedeschi invece è una specie di vero e proprio tarlo di ossessione e se Böse, che è un altro artista tedesco che passò da Brescia e che era legato a Gruner, si suicidò per non riuscire a riprodurre nella cattedrale di Brema la Madonna celebrata dello Spasimo di Palermo che si trova al Prado a Madrid, non da meno fu Müller che se cimentò. Con la Madonna Sistina. E per i tedeschi la Madonna Sistina è il cardine, anche perché l'opera, come è noto, venduta di Frodo dai frati di San Sisto a Piacenza, i quali, sapendo che la città li avrebbe linciati, fecero fare una mala copia da porre sull'Altal Maggiore, quando giunse nel Museo di Dresda, che era il primo museo moderno che si creava per volontà dell'elettore di Sassonia e re di Polonia, August der Starke, Augusto il Forte stabilì che intorno alla Madonna Sistina si desse il centro dell'intero sistema museale. I pittori tedeschi andavano a vedere l'opera e si inginocchiavano. Goethe, nell'opera Il collezionista della sua cerchia, dice che la Madonna Sistina è l'esperienza estetica più rilevante della vita, ma ancora più importante sta nel fatto che vi fu una linea russa importantissima. Non si contano gli scrittori russi che sono andati a Dresda in ginocchio a rendere omaggio alla Madonna Sistina, e tra gli altri, soprattutto Fyodor Dostoevsky, che per tutta la vita portò con sé l'immagine della Sistina come proprio personale talismano in tutti i suoi viaggi d'esilio, e poi naturalmente il teologo Sergei Bulgakov, Ivan Turgenev. E tutti i russi ebbero a pensare a questa Madonna, che secondo il grande teologo e grande studioso di forme d'arte Pavel Floriansky, è né più nemmeno né un'opera cheropita, dipinta dalla mano stessa della Madonna, che avrebbe influenzato il pittore. E qui di nuovo è Vackeröder che ispira i russi a partire dalla sua famosa affermazione nella lettera a Baldassar Castiglione, essendovi carestia di belle donne, io dipingo un'idea che mi formo in mente. E questa idea, la Madonna naturalmente, è quella stessa che il grande scrittore ebreo e comunista Vassili Grossman ha raccontato nella sua prosa sconvolgente del 1955, La Madonna Treblinka, quando l'opera che era stata rapita dai russi a Dresda venne esposta. Visto che le opere venivano restituite nella Deder, al museo di Dresda, uniche opere prese dai russi che sono state riportate verso l'Occidente. E vi era una coda infinita, essendo la religione vietata in Russia, di persone che piangevano disperate davanti alla Madonna Sistina facendo la coda nel ghiaccio e nel gelo al mattino, dalle 4, per poterla vedere prima che le opere fossero riportate in Germania. Dice che quando vide la Madonna Sistina capì che tutto finalmente aveva un senso, che questa Madonna era comparsa a Treblinka, nel campo di sterminio terribile, dove lui personalmente, come giornalista dell'Armata Rossa, era arrivato esattamente un giorno più tardi di quando i tedeschi avevano fucilato sua madre, che lì era detenuta. E quindi una specie di epifania dell'umano che si fa divino per tramite di Raffaello e che compare in un campo di sterminio che sembrerebbe il luogo meno adatto a una simile rappresentazione. La sfida quindi della Sistina è totale e se Bese si suicidò per non aver fatto lo spasimo, Müller si suicidò per questa sinceramente brutta rappresentazione della Madonna Sistina che manca della grazia perfetta e della metafisica atmosfera che l'opera produce e naturalmente questa Madonna di San Sisto e Raffaello lo portò alla follia e poi alla morte perché sfidare Raffaello nel mondo germanico era atto quasi di tracotanza artistica che aveva esiti incalcolabili. Schiavoni è un artista nel seguito di Hayez, si rappresenta una sequenza di belle signore tra cui la fornarina che sembra quasi rimproverare Raffaello per averla di fatto ritratta ma non abbastanza carnalmente come ella si presenta con un decolleté assai generoso, sembra Mirandolina e la locandiera di Goldoni, sembra che voglia imporre al pittore la sua presenza oltre alla dimensione bidimensionale Tant'è che questo mito ottocentesco della fornarina come dea del sesso si apparenta all'altro per cui Raffaello si sarebbe bruciato per la eccessiva richiesta d'amore da parte della fornaia Margherita Luti. Eppure, in questa rappresentazione, si dà una sorta di celebrazione della modella come musa, che è il nodo fondamentale dell'arte romantica. La modella bianca, la modella nera. Nell'arte francese, nell'arte tedesca, la persona che ricorre, pensiamo ai per Raffaeliti, Elizabeth Siddal nelle opere di Dante Gabriel Rossetti, è l'esatta fonte dell'arte romantica, che è un'arte che si vuole legata in primo luogo alla capacità, alla possibilità dell'artista di amare. E perciò, naturalmente, l'amore, come sempre, vuole una serie di celebrazioni e di dedizioni estreme, come la fornarina, con questo gesto un po' sfrontato e il décolleté decisamente non da pomeriggio, sembra voler imporre con ogni forza al pittore che l'ha trasformata in simbolo della bellezza italica. C'è sempre nella questione raffaellesca una possibilità di interpretazione diversa rispetto all'opera del maestro Sommo e vi è una vicenda assai importante che contorna l'idea che Raffaello avrebbe creato una factory, che sarebbe stato il primo artista ad aver pensato alla possibilità di uno sviluppo di opere dalle sue opere, che soprattutto passavano dall'idea dell'incisione che gestiva dei carrocci, detto il Baviera, il quale aveva una stamperia e naturalmente gestiva il lavoro del Raimondi, del Dente e di Agostino Veneziano. Il Licaone, che qui si vede, raffigura uno dei miti greci più horror. Licaone era un re, il quale per la sua malvagità era stato trasformato in creatura per metà bestiale e qui come si vede... Sta per compiere un'opera propria di malvagità con un'accetta enorme da fin dell'orrore sulle spalle. E Agostino De Musi, detto Agostino veneziano, interpreta da Raffaello una storia oscura, notturna, per cui prende degli elementi raffaelleschi per la sua stampa più famosa che si chiama Lo Strigozzo: in cui vi è una sorta di sabba gestito soprattutto da figure maschili nude, quasi di impatto michelangiolesco, i quali trascinano tutta una serie di carri mostruosi che sono fatti di scheletri d'animali, come se fossero scheletri preistorici. Perciò da Raffaello nasce nella linea dell'incisione da una parte Agostino Veneziano, artista gotico, e dall'altra Marcantonio Raimondi, come poi vedremo, che invece lavora sulla sensualità, restando più che altro famoso per le celebrate incisioni per i capricci di Pietro Aretino che sono il vertice dell'arte pornografica del Rinascimento. Il messo del dado, che così si chiama per via di una firma equivoca, oscura, ammiccante, che sta dentro un dado che è di per sé oggetto alchemico, come quello che si trova nella melancolia di Albrecht Dürer, figura fondamentale della cultura a Roma dopo il sacco 1527. Quando la città, ormai ferita e distrutta dai lanzichenecchi malvagi che erano giunti per far razzia della città più raffinata e ricca d'arte e di bellezza d'Occidente, fa sì che di Raffaello si dia altrettanto una linea per quanto peculiare, che è quella di questo corteo trionfo di putti, che hanno un caprone assai equivoco con se stessi, una sorta di diavolo cornuto, un becco, si sarebbe detto nella lingua dell'epoca. E di nuovo dettagli che traggono da Raffaello un elemento che apparentemente nell'opera originale può avere minor peso, che viene portato ad avere un rilievo eccezionale, ad essere l'argomento principale della vicenda. E perciò l'incisione dal grande Raffaello, lungi dal farne una celebrazione critica come sarà nell'Ottocento dei pre-Raffaeliti e dei Nazareni, invece sceglie alcuni dettagli e il mercato preferisce sovente l'oscurità, ciò che non è in piena luce. E del divino Raffaello mette in luce appunto certi dettagli che nell'opera del maestro talvolta sembrano meno rilevanti, ma si sa, Raffaello sfidava sempre la precarietà del reale e la bellezza era un modo di tenere a bada una vita che era talmente veloce da correre precipite senza freno, verso l'abisso. Il mito è quello legato al fatto di come l'arte possa essere talmente potente da entrare nelle vite altrui, non soltanto per esaltarle, ma anche per abbatterle. Wackerröder racconta di come la Santa Cecilia, che qui vediamo incisa da Raimondi, quando era giunta a Bologna per la sua collocazione in una chiesa principale della città, avesse fatto una vittima. L'anziano pittore Francia, detto per nome proprio Rai Bolini, il quale, quando vide la Santa Cecilia di Raffaello, venne colpito da un attacco di invidia inconsulta, che si trasformò in una considerazione di quanto egli, il Francia Rai Bolini, fosse così poco abile al dipingere, e di fatto lo portò a morte perché rendendosi conto che non avrebbe mai potuto essere all'altezza, nemmeno lontanamente, di Raffaello e del Magistero suo, soltanto la scomparsa per lui rimaneva come possibilità. È una delle leggende che più circola nell'Ottocento romantico tedesco, che adora, a partire da Wacke Röder, che è il fondatore del romanticismo nel 1797, con le fusioni di cuore di un monaco amante dell'arte, stabilire che l'arte sia un'esperienza esistenziale talmente forte e intensa, da poter bruciare per sempre l'esistenza di un essere umano. E non per caso, proprio su Raffaello, i tedeschi stabiliscono che si debba fare l'ideologia dell'artista romantico come essi lo vogliono proporre al mondo. Fine.